Ciao a voi, ciao. Mi dispiace che non potete sentire il profumo, è un video. Io vorrei farvi sentire il profumo di questi gelsomini che sono delicatissimi, forti, buoni e si sente davvero come la natura che ti entra dentro. Il profumo davvero è qualcosa di delizioso. Allora, io prendo lo spunto da questi meravigliosi gelsomini per dire che anche noi abbiamo un profumo, tutti noi cristiani. Sapete che quando siamo stati battezzati abbiamo avuto sulla fronte, unta la fronte con l'olio, un olio profumato? E che alla cresima siamo di nuovo stati unti con l'olio profumato del crisma sulla fronte? E le mie mani di prete sono state unte con l'olio profumato del crisma? Insomma, in poche parole, noi cristiani dobbiamo profumare. Dobbiamo profumare. Certo, non è che ti vai a mettere non so che cosa, io adesso non conosco i profumi, i nomi dei profumi, non li conosco, però ecco, noi abbiamo un altro tipo di profumo che è il profumo che viene da dentro, da ognuno di noi, dalla nostra vita cristiana. Quando un cristiano vive bene la propria vita, vive cioè una vita di fede, di amore, vive una vita di fraternità, vive una vita di serenità, di gioia, di impegno, di proprio dovere, di buon esempio, spande attorno a sé un profumo bellissimo. È il profumo delle opere buone. Sì, io faccio un augurio a tutti noi, cominciando da me, di spandere con la nostra vita quotidiana, a casa, fuori di casa, con gli amici, con chiunque incontri, a spandere il profumo della, intanto della gioia e della serenità. Tanto hanno bisogno gli altri di serenità e di gioia. Poi a spandere il profumo delle opere buone, della fede forte, di una testimonianza cristiana bella. Ecco, un augurio di essere tutti profumati. È l'augurio che vi faccio e che di vero cuore chiedo al Signore che si realizzi. Ok? Allora, ciao a tutti, ciao, tanti auguri e buona settimana!